Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Se sei pronto per un'esperienza emozionante, allora questo video fa per te. Oggi vi porterò alla scoperta dei migliori posti da visitare in Norvegia, una splendida meta turistica, ricca di bellezze naturali, storia e cultura. Ogni luogo menzionato offre un'esperienza unica e indimenticabile, quindi mettiti comodo e non perdere neanche un attimo. Il nostro viaggio sta per iniziare. Capo Nord. Straniero che si affaccia sul confine norvegese e il mare di Barents, Nordkap, è il punto più settentrionale d'Europa accessibile in auto. Molti credono che il capo sia il punto più settentrionale d'Europa in generale, ma questo non è corretto, poiché l'area si estende per diverse migliaia di piedi oltre Nordkap. Tuttavia questo altopiano è ancora una meta turistica popolare. Attrazione in estate. I visitatori possono osservare il drammatico sole di mezzanotte che illumina il cielo notturno. Se hai intenzione di fermarti un po' per evitare le orde di turisti, c'è anche un ristorante, una caffetteria e un museo per farti divertire. Stavanger, la quarta città più grande della Norvegia. Stavanger è stato un centro importante sin dai tempi dei vichinghi. Il gommoso distretto di Venger trasporta i visitatori indietro nel tempo, nella Scandinavia del XVIII secolo. Mentre molti bellissimi edifici in legno si possono trovare lungo il lungomare panoramico della città, qui puoi anche trovare la secolare cattedrale di Stavanger e numerosi musei su tutto, dall'arte e l'archeologia al passato marittimo della città e al petrolio presente negli ultimi anni. Stavanger è diventato un popolare porto di scalo per le navi da crociera in estate. I suoi bar e ristoranti sono pieni di vacanzieri. Parco nazionale che ospita paesaggi spettacolari, il marchio Jostadal Parco Nazionale, si trova nella parte occidentale della Norvegia e prende il nome dall'enorme ghiacciaio che si trova al suo interno. Istituito nel 1991, il parco protegge diversi paesaggi con montagne maestose, valli e ghiacciai che dominano i suoi confini. È il Brenn di Jostadal, il più grande ghiacciaio del continente europeo. Questo scintillante ghiacciaio si estende su una vasta area ed è spesso più di 600 metri in alcuni punti. Nel corso dei millenni ha segnato il territorio circostante, quindi il parco nazionale presenta numerosi terreni accidentati, ampie vallate e Beer Mountains. Trondheim. C'è qualcosa per tutti nella città settentrionale di Trondheim. Fondata nel 997, la terza città più grande della Norvegia, fu la capitale del paese durante l'epoca vichinga e il centro religioso della nazione durante il Medioevo, rendendola la destinazione ideale per coloro che desiderano esplorare la storia della Norvegia. C'è un senso di atemporalità nelle sue strade rilassate, mentre le persone vivono tranquillamente la loro vita. Oltre al suo ricco patrimonio culturale, c'è una scena artistica e musicale contemporanea grazie al grande campus universitario. Øringsfossen, situata nel cuore di una valle selvaggia, è una delle cascate più visitate della Norvegia. Cade per quasi 600 piedi lungo il fianco di una montagna prima di snodarsi attraverso le fessure della valle. Circondata da scogliere calcaree frastagliate e da un verde lussureggiante foreste, Øringsfossen è sicuramente uno dei siti più maestosi che visiterai in Norvegia. Puoi ammirare la cascata dalla cima del canyon o dalla base della valle. In ogni caso, sarai ricompensato con viste panoramiche siti del punto di riferimento naturale più amato della Norvegia. Chiesa unica è una parola spesso usata per descrivere la chiesa a doghe di Brogard. Questa chiesa in legno fu costruita in uno stile a doghe triple più di 800 anni fa nel villaggio di Brogard. Il sito della chiesa è maestoso, con la sua pannelli di legno giustapposti ai pastori rurali delle campagne. Sebbene non sia più utilizzata come chiesa, puoi ancora visitare la Brogard Stave Church per saperne di più sulla sua storia. La mostra all'interno spiega anche lo stile influente delle chiese a doghe e il loro impatto sull'ambiente e cultura norvegese. Alesund. Situata sulla costa occidentale della Norvegia, Alesund è una porta d'accesso agli iconici fiordi nordoccidentali e alle circostanti montagne alpine. La città di Alesund deve il suo attuale aspetto pittoresco a una ricostruzione dell'intera città dopo che un incendio nel 1904 distrusse gran parte della città.
La città fu ricostruita con pietra e mattoni nello stile architettonico dell'epoca e oggi rappresenta un perfetto esempio di progettazione di Eugenio. Dalle vicine colline ci sono alcune viste panoramiche mozzafiato sui fiordi e sulle montagne circostanti. Tromsø, situata nell'estremo nord della Norvegia, si trova su un'isola tra incantevoli fiordi blu e spettacolari montagne innevate. Uno dei luoghi più settentrionali che puoi visitare in Europa, la città si trova in realtà a circa 350 km a nord del Circolo Polare Artico. In quanto tale, è uno dei migliori siti in Norvegia, da cui ammirare l'aurora boreale. Con un sacco di pub in offerta, una scena culturale sana e una vivace vita notturna, visitare Tromsø può essere molto divertente. Prima di continuare il nostro viaggio, non dimenticare di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e attivare la campanella delle notifiche. Condividi la tua esperienza con noi e lascia un commento qui sotto. Se vuoi scoprire ancora di più la Norvegia, troverai anche una guida, scelta appositamente da noi, nella descrizione. Basta cliccare sul link. Pulpit Rock, uno dei siti più famosi e fenomenali della Norvegia. L'importante Pulpit Rock si trova nel sud-ovest del paese e si affaccia sull'incantevole Lisa Jordan, formatosi durante l'ultima era glaciale. Le 604 torri a strapiombo sulla scogliera metri sopra i suoi dintorni, con viste sbalorditive delle acque profonde e scure e dei paesaggi drammatici sottostanti. Grazie alla sua eccezionale bellezza, Pulpit Rock attira ogni anno orde di turisti. Il Parco Nazionale di Jotunheimen, o Casa dei Giganti, è il principale parco nazionale norvegese situato nella regione centro-meridionale della nazione. Il parco comprende diverse catene montuose, comprese le vette più alte della Norvegia. Il parco ospita anche Vettesfossen, che a 900 piedi è la cascata più alta della Norvegia. I rifugi di montagna e i sentieri ben segnalati della zona offrono ai visitatori un facile accesso alle escursioni sui ghiacciai, all'alpinismo e allo sci. Le compagnie turistiche e le associazioni di trekking offrono avventure all'aria aperta per visitatori di ogni età e livello di abilità. Svalbard, l'arcipelago delle Svalbard nel Nord Artico, è una terra di picchi e ghiacciai innevati, di vasti campi di ghiaccio e di iceberg proibitivi. I suoi insediamenti sono i luoghi abitati permanentemente più settentrionali del pianeta, molto più a nord di qualsiasi altra parte dell'Alaska. I visitatori delle Svalbard vengono principalmente per sperimentare la natura artica nella sua forma più cruda e potente, una destinazione irripetibile. Questa è una terra dove ci sono il doppio degli orsi polari rispetto alle persone. Ah. Oslo, la capitale del paese, è ricca di sorprendenti progetti architettonici che mettono in risalto l'atmosfera contemporanea del luogo, così come i musei didattici e le gallerie interessanti. Situata vicino al mare e circondata dalle montagne, Oslo è una delle città più verdi nel mondo, grazie alle sue politiche lungimiranti ed ecosostenibili, che rendono piacevole passeggiare. I residenti, infatti, possono ritrovarsi in un batter d'occhio a Share, fare trekking nella foresta o navigare lungo i corsi d'acqua dei fiordi di Oslo. Sognefjord. Sognefjord offre divertimento e avventure enormi. I visitatori qui possono scegliere tra una vasta gamma di avventure esilaranti, come viaggiare sulla ferrovia più ripida del mondo, attraverso montagne innevate e intorno a cascate impetuose. Altre attività includono escursioni lungo sentieri panoramici e crociere lungo il magnifico Sognefjord e i suoi numerosi rami, come il fiordo stretto, il ramo più selvaggio e bello del Sognefjord. Isole. Lofoten. Isole. Lofoten è un gruppo di isole nella parte settentrionale del paese, con i suoi pittoreschi villaggi di pescatori che sembrano usciti da una cartolina, sparsi lungo una costa molto frastagliata, con picchi scoscesi che si ergono direttamente dall'oceano. L'arcipelago è spesso descritto come una delle zone più panoramiche della Norvegia, anche se si trova ben al di sopra del Circolo Polare Artico, all'incirca alla stessa latitudine della Groenlandia. Gode di un clima relativamente mite grazie alla circolazione della corrente del Golfo. Temperature fino a 23 gradi Celsius in estate non sono rare,
anche se rimane una destinazione subartica e il tempo cambia rapidamente. Bergen, la seconda città più grande della Norvegia. Bergen è stato il principale porto occidentale della nazione sin dal Medioevo. Oggi, il suo lungomare del XV secolo nel distretto di Bryggen è sia un porto attivo che una destinazione turistica per i visitatori desiderosi di assaggiare piatti freschi in riva al mare e ristoranti. Sebbene Bergen sia un'ottima base di partenza per esplorare i pittoreschi fiordi intorno alla città e le isole vicine, c'è anche molto da vedere all'interno della città. Un breve viaggio sulla famosa funicolare di Bergen è un buon modo per orientarsi nel luogo conosciuta come la Porta dei Fiordi. Il fiordo di Geiranger, con il suo straordinario scenario di acque blu intenso e montagne maestose, non c'è da meravigliarsi che il fiordo di Geiranger sia tra i fiordi norvegesi più visitati. Quando si visita qui, un must è una crociera turistica sul fiordo per ammirare la sua sorprendente bellezza e le sue famose cascate, le Sette Sorelle, che si tuffano direttamente nel fiordo. Qui abbondano anche altre entusiasmanti opportunità, come lo sci nautico, l'eccellente pesca, la canoa e i sentieri escursionistici, che offrono alcuni dei panorami più spettacolari della Norvegia. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi di Norway. Speriamo che questa guida ti sia stata utile per pianificare la tua visita e che hai apprezzato le meraviglie che si trovano in Norway. Se ti è piaciuto questo video e per scoprire quale sarà la prossima meta, iscriviti al canale. Non dimenticare di lasciare un like e un commento. Facci sapere qual è la prossima meta che vorresti scoprire. Ci vediamo al prossimo video. A presto!